Allora Daniele Lombardi, quali sono secondo lei i problemi eh, più gravi in questo momento riguardo alla musica? Bisogna fare una ridefinizione. L'altro giorno ho visto sulla Repubblica una, una pubblicità eh, che così, presentava... Questo nome, musica secondo tante cose diverse messe una accanto all'altra, si parlava di muti, si parlava di vascolosi, si parlava di tutti i generi messi insieme. Allora, la ridefinizione di campo dei vari generi da un certo punto di vista è importante perché separa quello che è l'intrattenimento da dalle forme di arte. Molte forme di arte a volte non hanno un immediato piacere come può avere l'intrattenimento. Però se uno ha la curiosità e la pazienza, di entrare dentro a queste cose avrà non una sofferenza, ma un nutrimento molto forte del, del, del proprio pensiero. E per tutte posso citare Maurizio Pollini che, sul Sole 24 Ore, tempo fa diceva che è strano che i ragazzi che si appassionano tanto a delle musiche a volte non così interessanti non si appassionino ai capolavori della musica, alle cose grandi. Questo implica. Una, il problema di fondo di, di quella che può essere la diffusione della musica. Eh, molta musica non è diffusa, se si facesse a Firenze per esempio eh, un, una, un festival sulla prima esecuzione assoluta a Firenze si suonerebbero talmente tanti capolavori che non si sono mai suonati che, che capiremmo che è molto difficile avere un'informazione generale su tutto. E per quanto riguarda la situazione fiorentina? Cosa metterebbe in luce in primo piano? Ma io a Firenze vorrei che in base a quello che ho detto poco fa ci fosse un'informazione che fosse un'analisi un pochino più corretta dell'evoluzione storica dell'arte musicale, nel senso che ci sono delle rimozioni eh, delle quali le nuove generazioni sono vittime. Le rimozioni sono degli aspetti eh, della, della creatività musicale che non essendo stati interessanti in quel momento per chi li ascoltava, e magari essendoci state poche occasioni di ascoltarli, sono stati rimossi a vantaggio di altri. Questa scelta fa sì che a distanza di 20, 30, 40 anni una nuova generazione si può trovare senza la possibilità di ascoltare cose che sono importanti. Ora che abbiamo messo in evidenza, abbiamo parlato delle criticità, ci chiediamo... E allora cos'è che possiamo fare? In che direzione possiamo rivolgersi? Di creare anche per la musica eh, un supporto comunicativo per il quale eh, si facilita l'accesso a questi spettacoli che oggi i tempi televisivi sono diventati in fondo un grande lusso perché per quanto si possa riempire un teatro non ci si mettono più di 2000 persone uno spettacolo televisivo quando ha 100.000 persone non lo vede nessuno quindi il rapporto numerico tra lo spettacolo dal vivo e lo spettacolo diciamo virtuale televisivo è un rapporto che fa pensare che il mondo si è profondamente trasformato e che noi dobbiamo fare i conti con un futuro nel quale un'orchestra di 60 persone che suona per un pubblico di anche di mille persone è diventato un lusso a livello economico rispetto a quello che si potrebbe fare se questo concerto fosse dato in televisione. La cosa che, che è più sconvolgente oggi è che pare quasi che si siano spostati i termini, per cui eh, ciò che è virtuale. È la nostra vita, è ciò che è la realtà, è quella che passa nei media. Per cui a questo punto, anche nella musica, eh, vedere dal vivo eh, un, un pianista che suona, un'orchestra che suona, diventa un grande evento per la propria eh, percezione, ma un qualche cosa che non, non lascia traccia se non per quelli che erano lì. La trasformazione è profonda, e se non succede qualche cosa di determinante, è anche irreversibile. Di cosa propone a questa città? Ci vuole un pensiero positivo, qualcosa che dia un equilibrio tra il fatto che a Firenze si porti quello che c'è di migliore nell'internazionalità della ricerca musicale e del repertorio e al tempo stesso da Firenze si, si riesca a ritrovare quella radice culturale che sembra essere stata un po' persa, un po' come una cucina internazionale che non ha più piatti locali, nel senso che qua sono esistite varie cose, il melodramma, una ricerca nel secolo che ha avuto un, un grande sviluppo anche a Firenze, eh, della quale si conosce abbastanza poco. Come allora, siccome effettivamente la musica classica è molto, molto poco fruita dai giovani, questo cosa ci fa pensare che è destinata a morire? Ma il problema è il problema della, de, del fatto che nelle scuole medie eh, si sono in piffero, si, si fanno dei discorsi sulla musica che non servono a creare una coscienza nuova sull'ascolto. Poi c'è chi fa le guide all'ascolto e sono guide di associazione, guide comparatistiche, guide che in pratica non vanno o nella forma. Del suono o nel suo evento, ma vanno dentro una speculazione di carattere letterario che poco entra nella, nella fascinazione della musica stessa. Ma allora, per recuperare, per fare appassionare le giovani generazioni, cosa si dovrebbe fare? Ma eh, le nuove generazioni si faranno la loro musica.